Sono appena uscito dalla boscaglia qua sotto. Diciamo che non ho trovato un vero e proprio sentiero, anzi, ho cercato di mantenere la direzione in salita seguendo un po' le zone un po' più libere da sfasciumi, da pietre, da alberi, ecco. Però sì, non esiste proprio un sentiero, almeno non sono riuscito a trovare nemmeno un segnalino bianco e rosso. Adesso la traccia mi dice che devo attraversare qui e andare su in direzione da quella direzione di là. E vabbè, insomma, se lo vedo se attraversare qua un po' più su perché magari va più comodo. E basta, no, è un po' improvvisata come percorso, però l'ho trovato proprio sul sito di Primero Hiking. E quindi sì, è una cosa fattibile, semplicemente non c'è un vero e proprio sentiero ed è anche difficile riconoscerlo perché in alcuni pezzi, secondo me, più che sentiero era dei punti, magari sì, di sorta di percorsi preferiti dagli animali piuttosto che dei propri sentieri perché erano appena appena accennati. Basta, quindi adesso continuo per di là e nel frattempo lì, aspetta che non vedo, ecco lì c'è bellissimo il pavione, il Sas de Mura e di là poi tutte le pale. Lì sotto è dove ho lasciato la macchina al lago di Calaita, che è davvero bello visto anche da qui. E basta, proseguiamo. È abbastanza ripida, tra l'altro, che non l'ho detto, e essendo esposta al sole è tutta secco, diciamo, è tutto secco il terreno, quindi in alcuni punti si scivola un pochino, ma niente di rischioso, ecco. Rieccoci. Allora, ho appena fatto pausa lì, ho mangiato un pochino così da ricaricarmi. Ho fatto un po' di fatica a orientarmi adesso perché sì, non conosco bene la zona e non ci sono proprio indicazioni qua che ti dicano dov'è lo Scanaiol, dov'è Folga e via dicendo. In ogni caso, la cima lì appunto è cima Folga. E si vede che è bella ripida e c'è tanta neve. Quello è il lago dell'Agnelessa. Adesso io volevo capire da che punto scendere per arrivare almeno al lago, perché temo che salire allo Scanaiol sia un po' improbabile. C'è troppa neve, i pendii qua sono anche ripidi, non ho niente per la neve e quindi non mi azzardo nemmeno. E un po' di panorama. Solite pale immancabili, come prima le vette, Sas de Mura e il nostro pavione che non mancano mai. E adesso cerco un attimo la strada per il lago dell'Agnelessa, che è quello lì che sembra essere anche molto bello. E poi probabilmente farò un anello da quelle bande di là per tornare giù. E via. Ci siamo. Abbiamo dovuto cambiare un po' i piani per oggi, ma non importa. Era anche l'occasione per tornare in montagna. Grazie.
Ci siamo. Allora, ho deciso, per oggi va bene così, mi fermo qui in prossimità del lago dell'Agnaressa, alle mie spalle, lì da qualche parte, lo Scanaiol. Sono comunque felicissimo di questa escursione perché è davvero una giornata incredibile, sto benissimo e davvero non mi sento dispiaciuto del fatto che oggi non arriverò là sopra. Scelta consapevole, non, probabilmente mi manca un po' di roba, di strumenti per arrivarci, ramponi, una piccozza, qualche bastoncino. Vabbè, solo il paesaggio che è bellissimo, incredibile, e quindi non sono super contento, ecco. Quindi grazie ancora per essere tornati qui al mio canale. E ci vediamo presto.